Centrodestra compatto su Nello Musumeci, anche Gaetano Armao avrebbe deciso di fare un passo indietro con la quasi certezza che siederà in giunta in caso di vittoria del candidato governatore. Nel centro-sinistra si tenta invece di trovare la sintesi. Allarme nel Catanese per la scomparsa di un 21enne di lingua glossa, Luca Bonaccorsi. Il ragazzo è sparito da casa dalle 7 di questa mattina, secondo i familiari sarebbe in stato confusionale. Un appello lanciano gli amici su Facebook. A Catania denunciate dalla polizia due persone che da una distanza avevano puntato una telecamera nell'abitazione di una donna che è stata ripresa nuda mentre era in casa sua. I due guardoni rischiano una pena che va da 6 mesi a 4 anni di reclusione. A Catania la polizia ha denunciato un 54enne del posto per maltrattamento di animali. In una stalla di San Cristoforo sono stati trovati 4 cavalli, di cui 2 privi di microchip e farmaci anabolizzanti. In un fondo vicino trovati in pessime condizioni igienico-sanitarie altri animali. Valorizzare l'area di San Marco partendo dalla stazione ferroviaria dismessa. È questo l'ambizioso progetto dell'associazione SUTS, che ha lavorato per tutta l'estate con incontri e appuntamenti. Buonasera e bentrovati per questo nuovo spazio con l'informazione di Ciak News, che in apertura dedichiamo alla politica. Centrodestra compatto su Nello Musumeci, anche Gaetano Armao avrebbe deciso di fare un passo indietro con la quasi certezza che siederà in giunta in caso di vittoria del candidato del centrodestra a governatore dell'isola. Nel centro-sinistra invece si tenta di trovare la sintesi. L'abbiamo annunciato nei giorni scorsi, ora sembra cosa certa. Il centrodestra si è compattato sul nome di Nello Musumeci come candidato presidente della Regione Sicilia. Dopo l'annuncio del via libera dato da Silvio Berlusconi, con Gaetano Armao rientrato dalla corsa per governatore dell'isola, anche Roberto La Galla, con la sua Idea Sicilia, sembra sia pronto a fare un passo indietro. Per Armao e La Galla si apre la strada di un posto in giunta in caso di vittoria di Musumeci. L'ufficializzazione dovrebbe arrivare domani nel corso di una conferenza stampa. Ci sono delle limature all'accordo da fare, ma anche Cantiere Popolare fa parte della coalizione. Se non fossero con noi sarebbe una grande sconfitta. Con La Galla stiamo lavorando, non ha ritirato la candidatura a governatore. La nostra proposta è che sia in giunta. È quanto dice all'ANSA il commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè. Cantiere Popolare intanto chiede uno sforzo in più in termini politici e programmatici, ad esempio con l'impegno ad assumere posizioni sull'immigrazione che non siano quelle della Lega, ma che facciano riferimento anche all'accoglienza. E mentre il centrodestra si ricompatta, nel centrosinistra la situazione resta confusa. Area Popolare e i suoi dirigenti siciliani, insieme ad Angelino Alfano, non si sono ancora espressi sulla candidatura alla presidenza della Regione Sicilia di Fabrizio Micari. Il partito di Alfano potrebbe proporre Giovanni Lavia come vice premier. Resta irrisolto invece il nodo Crocetta. E proprio nel centro-sinistra è notizia degli ultimi minuti: candidato unitario alla carica di governatore in Sicilia e una sola lista per le regionali in Sicilia per le forze della sinistra. CMDP articolo 1, PRC, Verde Possibile, comitati e associazioni si ricompattano attorno ad un progetto alternativo e in discontinuità con il governo Crocetta per le regionali d'autunno. E questo almeno quanto emerso nel corso dell'incontro che c'è stato ad Enna oggi, dove i partiti alla sinistra del PD hanno elaborato un documento condiviso. A mancare solo il nome del candidato, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, lunedì o martedì al massimo, quando torneranno a riunirsi per ufficializzare l'intesa. E proprio ieri il coordinamento regionale dei bersaniani di MDP ha indicato il nome di Claudio Fava, sul quale anche Sinistra Italiana potrebbe convergere.
Cambiamo argomento, parliamo adesso di cronaca e allarme nel Catanese per la scomparsa di un 21enne di lingua glossa. Si tratta di Luca Bonaccorsi. Il ragazzo è sparito da casa dalle 7 di questa mattina. Secondo i familiari sarebbe in stato confusionale. Un appello lo lanciano gli amici, ma anche il sindaco di lingua glossa su Facebook. Vediamo. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi. A chiedere aiuto sono i familiari di Luca Bonaccorsi, 21enne di lingua glossa, scomparso dalle 7 di questa mattina. Il giovane è alto 1,82 m e sembra si sia allontanato da casa in stato confusionale. Al momento della scomparsa indossava una maglia rossa ed un pantaloncino grigio e nero, come segno riconoscibile in questo momento alla mano destra ingessata a causa di un incidente stradale avvenuto lo scorso 17 di agosto. Non chiari i motivi che hanno portato il ragazzo a scegliere di allontanarsi, resta l'apprensione e l'angoscia per i familiari. Proprio questa mattina Luca sarebbe dovuto andare al lavoro con il padre, che lo ha chiamato intorno alle 5, ma lui ha risposto che preferiva rimanere a letto. Poi, intorno alle 7, il fratello ha notato che Luca non era più in casa, era uscito, lasciando, fatto assolutamente insolito, la porta di casa aperta. Secondo i genitori del giovane scomparso, Luca non era più lo stesso dal giorno dell'incidente. Sui social network amici e parenti hanno postato la foto di Luca con alcune informazioni. Si cercano segnalazioni per riuscire a rintracciare il ragazzo. Chi ha visto contatti carabinieri, scrivono alcuni conoscenti sul social network. Intanto, in alcuni post, arrivano segnalazioni di cittadini di lingua glossa che avrebbero visto il giovane vicino alla piazzetta del paese questa mattina intorno alle 10:30. Le informazioni però non hanno portato a dei risultati perché Luca non è stato ancora ritrovato. Sono stati diffusi anche alcuni numeri di telefono da contattare: 339-2528-183, 320-0406-538, 095-6435-11. Anche il sindaco Salvatore Puglisi sulla sua pagina Facebook scrive: mobilitiamoci. Restiamo in tema di cronaca nera. I tre componenti di un nucleo familiare, tra i quali anche un bambino di appena 8 mesi, sono rimasti feriti in seguito al cedimento del tetto in un appartamento al secondo piano di un vecchio edificio situato in Vicolo Cappellino, nel cuore del centro storico di Sciacca, in provincia di Agrigento. La zona è stata transennata. I feriti sono stati ricoverati per precauzione all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Le loro condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni. E a Catania la polizia ha denunciato un 54enne del posto con l'accusa di maltrattamento di animali. In una stalla di San Cristoforo sono stati trovati 4 cavalli, di cui 2 privi di microchip e farmaci anabolizzanti. In un fondo vicino sono trovato in pessime condizioni, c'erano anche altri animali. A Catania nuovo intervento della polizia a tutela degli animali è stato effettuato ieri mattina da agenti della squadra a cavallo e cinofili della questura nell'ambito di un'attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e alla repressione del reato di maltrattamento di animali. La polizia è intervenuta a San Cristoforo, dove è stata segnalata la presenza di una stalla con all'interno alcuni cavalli in pessime condizioni igienico-sanitarie. Sul posto è stato effettuato un sopralluogo con personale dell'azienda sanitaria provinciale e del locale gabinetto di polizia scientifica. Sono stati trovati 4 cavalli, di cui 2 privi di microchip, rinvenuti anche farmaci anabolizzanti che sono stati sequestrati. Alla luce di tutto questo è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di maltrattamento di animali per il proprietario dello stabile, un catanese di 54 anni, ritenuto responsabile delle cattive condizioni in cui versavano gli animali. L'uomo inoltre è stato diffidato a trasportare i cavalli in un luogo idoneo entro le successive 36 ore e a darne comunicazione. Nell'ambito dello stesso servizio si è proceduto ad effettuare un sopralluogo all'interno di un fondo vicino, dove venivano trovati in pessime condizioni igienico-sanitarie e in stato di abbandono un pony, un asino e 3 ovi caprini sequestrati a carico di ignoti.
E adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci ritroviamo in studio subito dopo ancora con altre notizie. Il grand discount di Via Bari 142 a Paternò diventa Cray Superstore. Stessa qualità, ma al miglior prezzo. A Paternò in Via Bari 142, angolo Via Cremona. Da noi trovi le offerte più convenienti e i prodotti delle migliori marche. Qualità e cortesia nei nostri reparti di ortofrutta, salumeria e macelleria. Da noi fino al 3 settembre troverete pasta Rummo 69 centesimi, acqua naturale lievissima 1,50 euro, latte Brio 59 centesimi, biscotti Mulino Bianco vari tipi, grammi 700 1,99 euro, olio Pantaleo 3,99 euro, pancarré Mulino Bianco per 24 fette 79 centesimi, tonno mare aperto grammi 80 per 8 4,49 euro, caffè Lavazza creme gusto grammi 250 per 3 5,99 euro, carta igienica Scottex per 10 1,99 euro, Dash fustone 57 misurini 6,99 euro, detersivo liquido Lanza 20 lavaggi 99 centesimi. Nessun limite alla tua spesa. Grand Discount è diventato Cray Superstore, ancora più risparmio e convenienza in Via Bari 142 a Paternò. E ricorda, da noi, stessa qualità, prezzo migliore. Il comune di Paternò presenta Le vie dei castelli dell'Etna. Giovedì 31 agosto, insieme show in tour 2017. Venerdì 1 settembre, Ensemble Sichelikos, Teatro Massimo Bellini di Catania. Sabato 2 settembre, Danza sotto le stelle. Lunedì 4 settembre, Pupi e Pupari, compagnia marionettistica di Catania Fratelli Napoli. Tutti gli spettacoli si svolgeranno alle ore 21 presso la collina storica a Paternò. Abbatti la tua bolletta. Con un sistema fotovoltaico sul tetto della tua casa puoi catturare l'energia del sole e utilizzarla per la tua abitazione. Affidati a personale esperto. Scegli Energreen Power. In questo periodo da Energreen Power grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 3 kW, chiavi in mano, 3.900 euro più IVA al 10%. Impianto fotovoltaico 3 kW, chiavi in mano, compreso solare termico, con boiler 300 litri. Con formula ESCO, totale 4.900 euro più IVA al 10%. Per azienda impianto chiavi in mano da 20 kW, 20.000 euro più IVA al 10%. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure 340 33 57 408. Energreen Power, Contrada 3, Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it. Speedy Spesa, il supermercato con i prezzi sempre in discesa. Speedy Spesa è anche vendita di prodotti all'ingrosso per ristoranti, pizzerie e rivenditori a prezzi incredibili. Nella nostra sede in via Sardegna 23, tutto per la vendita all'ingrosso, con tanti prodotti alimentari, maionese, tomato, bibite, liquori, acqua, pomodori e tutti i prodotti per ristoratori, pub, panetterie e negozi di genere alimentari. Vieni a trovarci, il risparmio è assicurato. Nel nostro punto vendita al dettaglio, fino al 10 settembre, troverete Rio Casa Mia 1250 ml, 99 centesimi. Vidal Bagnoschiuma 500 ml, 99 centesimi. Sunsilk Shampoo 250 ml, 1,19 euro. Dash Simply Liquido 19 lavaggi, 2,09 euro. Prosecco Zonin 75 centilitri, 3,29 euro. Vino Casa Vinicola Errico 70 centilitri, 99 centesimi. Vieni a trovarci nei nostri due punti vendita. Siamo a Paternò in via Sardegna 23 con vendita all'ingrosso e in via Sardegna 46 con vendita al dettaglio. Il risparmio è assicurato. Info allo 095 29 68 408. Email speedispesa.paterno@hotmail.it. Rientriamo in studio ancora con la cronaca nera. Un paziente è morto in ospedale durante una dialisi e i familiari hanno cominciato a inveire contro i medici ed hanno danneggiato il reparto. È avvenuto all'ospedale Cervello di Palermo. La donna, 58 anni, cardiopatica, durante il trattamento si è sentita male, trasferita in cardiologia e morta. Alla notizia i parenti hanno cominciato a dare in escandescenze. Sono dovute intervenire tre pattuglie della polizia per far ritornare la calma.
E a Catania denunciate dalla polizia due persone che da una certa distanza avevano puntato una telecamera nell'abitazione di una donna che è stata ripresa nuda mentre era in casa sua. I due guardoni rischiano una pena che va dai 6 mesi ai 4 anni di reclusione. Ignara del fatto che qualcuno a distanza aveva puntato telecamera e macchina fotografica sulla sua abitazione, è stata immortalata nuda nella sua casa. E quanto capitato a una donna di Catania che ha scoperto, suo malgrado, di non essere stata libera come muoversi a casa sua. Ma quando la donna ha capito che la sua privacy era stata violata, accorgendosi di essere stata ripresa nuda, si è rivolta alla polizia presentando una querela contro i responsabili. Sono qui quindi scattate le indagini dei poliziotti catanesi, i quali sono riusciti subito ad individuare due persone, nonché i dispositivi utilizzati per scattare le foto e per girare le immagini. Una bravata per due catanesi che adesso dovranno affrontare un processo. Sono stati infatti denunciati all'autorità giudiziaria dopo aver ricevuto la querela della vittima. I due guardoni adesso rischiano una pena che va dai 6 mesi a 4 anni di reclusione. E questa è infatti la sanzione prevista dall'articolo 65 bis del codice penale per chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgendosi all'interno di abitazioni private o di altri luoghi di privata dimora. È stato arrestato con l'accusa di aver rubato i portafogli a due turiste sull'autobus della linea 101 dell'AMAT a Palermo, ma su Facebook qualche ora dopo ha insultato quanti commentavano la notizia. Mi dispiace per voi, ma la vostra facciazza, scrive l'uomo, e la vostra invidia non mi arrestano mai. Come vedete sono fuori comunque, scrive Salvatore Romeo. Se avete qualcosa da dirmi, sapete dove mi trovate, venite di presenza e me la dite. Tanti i commenti di gente indignata, ma anche tanti sostegni alle esternazioni dell'uomo. Indagini sono in corso da parte della polizia. Cambiamo decisamente argomento: valorizzare l'area di San Marco partendo dalla stazione ferroviaria dismessa. E questo è l'ambizioso progetto dell'associazione SUZ, che ha lavorato per tutta l'estate con incontri e appuntamenti. Stazione di San Marco, si riparte da qui, il vostro obiettivo è quello di recuperare non solo questa stazione ma proprio l'intera area di San Marco. Sì, questo è un progetto che parte un anno e mezzo fa, e il 10 aprile appunto del 2016 abbiamo aderito alla nona giornata delle ferrovie non dimenticate e in quell'occasione abbiamo riaperto la stazione. E l'idea è proprio questa, partire dalla stazione San Marco per riuscire a recuperare tutta la tratta, questi 53 chilometri che attraversano la Valle del Simeto e raggiungono il lago di Pozzillo, e quindi questa è la possibilità di dare alla comunità una fruizione del territorio legata appunto al turismo, all'agricoltura, al cibo di qualità, e questo è quello che vogliamo. Vivere questo territorio in maniera diversa, recuperarlo, per questo non a caso dico in maniera diversa, alle vostre spalle ci sono i vagoni letto. Sì, ci sono appunto i vagoni letto, questa sia una pazzia che ci siamo un po' inventati, l'idea è quella appunto sempre di accogliere nel miglior modo le persone che ci vengono a trovare e che diventano parte del progetto, cioè l'idea è quella dell'inclusione e dell'aggregazione, e quindi il letto come appunto sofà, come modo di stare insieme, di attorno anche a una comodità che appunto può essere un letto, diciamo questa è un po' la nostra volontà, quella di aggregare, di creare condivisione e comunità. Voi per l'interessate siete rimasti in attività, avete fatto diversi incontri, questa sera ce ne sarà un altro, il vostro obiettivo è quello di avviare una serie di laboratori rivolti soprattutto ai giovani? Sì, questo è l'ultimo di un ciclo di incontri che si sono svolti da luglio e agosto, questo appunto è l'ultimo del quinto ed è rivolto proprio ai giovani. L'idea è quella appunto di coinvolgere una fascia di età compresa tra i 9 e i 16 anni, le scuole, i docenti, gli esperti che insieme possono appunto raccontare questa porzione di territorio che è quella di San Marco, la contrada San Marco, che
tutto attorno alla stazione ci sono tantissime qualità, sia materiali, quindi ricordiamo le salinelle di San Marco, la zona archeologica di San Marco, la collina, la chiesa di San Marco, la stazione di San Marco, la masseria San Marco, insomma tutte queste componenti che ancora molti di noi di Paternò, ma non solo di Paternò, non conosciamo. Quindi partire dai ragazzi significa riuscire a dare una profondità, un futuro e vedere insieme a loro come rileggere questo territorio. Tante le attività che avete fatto qui a San Marco proprio in quest'estate, tra queste c'è anche il cinema, il teatro. Sì, abbiamo cercato di capire come poter valorizzare attraverso l'arte questo territorio, in particolar modo attraverso l'arte cinematografica. Io ho studiato alla Cineteca di Bologna, proprio gestione, manageriale e diritto del cinematografico, per cui abbiamo invitato il dottor Roberto Pagano, che si occupa di comunicazione per Sicilia Film Commission, oltre che in altre parti e in stati europei, è il dottor Giacomo Bartocci, che al momento sta lavorando con la produzione di Sorrentino al Papa, ma ha lavorato con produzioni internazionali, e insieme ad altri amici e produttori e registi e comunque figure professionali del mondo dello spettacolo cinematografico, abbiamo cercato di capire quale può essere un punto di forza del territorio da valorizzare attraverso eventuali non solo rassegne ma eventuali elaborazioni di festival capaci di attrarre un turismo mirato. Adesso un'ultima notizia, un cenno in una vasta area a partire dal primo pomeriggio di oggi nella zona di Contrada Agnelleria in territorio di Belpasso a bruciare sterpaglie ma anche un uliveto ed un canneto. L'incendio ha minacciato anche un agriturismo ma la paura è rientrata praticamente quasi subito con i vigili del fuoco che hanno domato e controllato le fiamme sul posto con il rogo domato quasi completamente soltanto da qualche minuto. Sono arrivati i vigili del fuoco di Paternò, Maletto e Catania, con loro anche una squadra antincendio del Corpo della Forestale. Non chiaro se le fiamme siano di origine dolosa. E con questa notizia è tutto, questo spazio con l'informazione si conclude qui. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima edizione. Buona serata.